Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa sciarpa da uomo che ho deciso di chiamare sciarpa King. Per andare sempre con, abbiamo fatto lo scaldacollo King e il cappello, ci voleva anche una sciarpa, però ho usato un punto diverso, anche perché la lavorazione è ai ferri. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Mondia linea Merino Special, che è 60% lana vergine merino, 40% acrilico, e ho lavorato con i ferri del numero 6 di questo gomitolo, che da 50 grammi misura 75 metri, mi sono serviti 3 gomitoli. Naturalmente vi dico già che la mia sciarpa è venuta larga 20 cm, lunga circa 152 cm e io quindi ho utilizzato 3 gomitoli, lavorando del tutto questi 3 gomitoli. Quindi se volete la sciarpa più larga o la volete più lunga, dovete andare per forza a prendere un gomitolo in più. Oltre questo colore ce ne sono anche altri, sempre molto maschili, quindi adattissimi per fare delle sciarpe appunto da uomo. La lavorazione è, potete vedere, semplicissima ma di effetto, perché ho realizzato dei primi giri a maglia tutta a diritto e poi ho invece alternato la maglia rasata al centro, mentre qui ho fatto un altro tipo di lavorazione, lavorando i primi punti e gli ultimi punti di ogni giro sempre a diritto, mentre al centro ho fatto la lavorazione a maglia rasata, ed è venuto fuori questa bella lavorazione, vedete, che si ottiene per tutta la sciarpa. E poi sono andata a finire la sciarpa facendo sempre lo stesso numero di ferri a diritto. In realtà alla fine, invece di farne 5, perché io qui all'inizio ne ho fatti 5, ne ho fatto 4, perché l'ultimo ferro mi è servito per chiudere la lavorazione. È una sciarpa semplicissima, io l'ho realizzata in circa 4 ore, più che altro perché la lunghezza, ma la lavorazione è veramente molto semplice, quindi il filato poi con i ferri del numero 6, quindi è veramente molto veloce, e potete vedere il risultato è bellissimo. Una volta anche stirata e lavata, la sciarpa viene ancora più morbida rispetto durante la lavorazione. Infatti vedete, durante la lavorazione sentirete il filato un po' spesso, ma una volta che l'avete lavata vedete che si ammorbidisce veramente tantissimo ed è spettacolare. Quindi ecco qui un'altra sciarpa veramente facile e veloce da poter realizzare. Vi ricordo inoltre che dall'uscita del video 8 dicembre fino al giovedì 10 dicembre troverete questo filato in offerta, e che l'8 dicembre è anche l'ultimo giorno in cui troverete in offerta il mio cincilla. Come sempre vi lascio il link del sito Incentando con i filati per poter acquistare il mio filato. Mi raccomando, se decidete di realizzare questa sciarpa, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e sferozzare, oppure se avete acquistato questo filato presso la merceria Coletti o presso il sito Incentando con i filati, potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa da uomo io ho deciso di utilizzare il filato della Mondia Merino Special nella tonalità dello sfumato del verde, che trovo veramente molto maschile come colore, quindi perfetto per fare una sciarpa. Lavorerò con i ferri del numero 6 e ho montato 26 maglie. Mi raccomando, io non voglio fare una sciarpa molto larga, quindi è una sciarpa stretta ma che sarà lunga. Per chi vuole fare la sciarpa più grande, non è importante quante maglie andate a mettere, dipende da quanto la volete fare, scusate, larga, quindi anche se fate un numero dispari e un numero pari non è assolutamente un problema, perché la lavorazione che andiamo a fare non ha bisogno di un multiplo. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. In realtà i primi 6 giri li faremo tutti a diritto, quindi scusatemi, i primi 5 giri, non 6, quindi 5 giri li faremo tutti a diritto, quindi tutte le maglie lavorate a diritto e tutti i ferri sempre a diritto. Quindi i primi, ripeto, 5 ferri li lavoreremo tutti a diritto e poi cambieremo, andremo a fare il punto che faremo per tutta la lunghezza della sciarpa. Ho terminato i miei 5 ferri a diritto, adesso andiamo a fare i ferri che andremo sempre a ripetere, e sono 2 ferri, quindi io lo chiamerò il primo e il secondo. Quindi primo ferro, vado a fare 3 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3, anzi facciamone 4 a diritto, e 4. Adesso lavorerò tutto il ferro a rovescio, quindi tutte le maglie a rovescio, fino ad arrivare dove mi mancano 4 maglie. Quindi io adesso continuo a lavorare tutte le maglie a rovescio finché sul ferro sinistro non mi avanzeranno 4 maglie. Quindi continuo così per tutto il ferro,
lavorando tutte le maglie al rovescio. Sono arrivata quasi alla fine del mio primo giro e mi mancano le ultime 4 maglie che vado a lavorare a diritto, quindi una, due, tre e 4. Ho terminato così il primo giro. Secondo giro, lavoro tutte le maglie a diritto, quindi lavoro tutte le maglie a diritto in questa maniera. Quindi sono due ferri semplicissimi. Dopo vi faccio rivedere di nuovo il primo, però il secondo è semplicissimo perché si lavorano tutte le maglie a diritto. Il primo ferro invece dobbiamo fare le prime 4 maglie a diritto, il resto tutto al rovescio e le ultime 2 maglie alte a diritto. Scusate, le ultime 4 maglie a diritto. Quindi io lavoro tutto il secondo ferro a diritto. Quindi ho terminato anche il secondo ferro e quindi avremo in questa maniera la lavorazione a maglia rasata qui al centro e invece l'altro tipo di maglia qui ai bordi, in modo tale che non si pieghi la sciarpa. Quindi adesso rifaccio di nuovo il primo giro e ve lo faccio rivedere e di nuovo andiamo a fare le prime 4 maglie a diritto, quindi una, 2, 3 e 4 e di nuovo tutte le maglie al rovescio. Le ultime 4 maglie le andremo a fare di nuovo a diritto e poi secondo ferro tutte le maglie a diritto e continuiamo così per tutta la lunghezza della nostra sciarpa fino a che arriveremo alla fine, dove dovremo rifare di nuovo i nostri 5 ferri tutti a diritto in modo tale da avere la fine uguale all'inizio. Ho terminato la mia sciarpa, io ho lavorato per arrivare circa a 152 centimetri e ho utilizzato in totale 3 gomitoli. Mi raccomando, quando andate a fare la fine, invece di 5 ferri a diritto, fatene 4, perché il quinto giro in realtà sarà quello che vi serve per chiudere le maglie. Quindi invece di 5 come abbiamo fatto all'inizio, per quando arrivate alla fine, quindi raggiunto al centimetro che volete, se la volete anche più lunga rispetto a me, andate a fare 4 ferri a diritto e l'ultimo ferro chiudete, quindi avrete 5 ferri. E come vedete la sciarpa alla fine a me mi è venuta larga una volta che comunque l'ho anche lavata, perché una volta finita l'ho anche lavata, e mi è venuta larga circa, vi faccio vedere subito, 20 centimetri, e invece come vi ho detto lunga mi è venuta circa 152 centimetri e quindi la mia sciarpa è terminata e vedete quanto è bella, perché abbiamo sotto questa rifinitura ai bordi e mentre qui è tutta maglia rasata e questo è il dietro che è tutto invece tutto una lavorazione, avanti invece abbiamo questa bella rifinitura.